Fase 2. Odio. Perché tanto odio? Io odio le donne profondamente e soprattutto se sono ricche e belle. Ricapitoliamo. Abbiamo fatto l'applauso a medici e infermieri, cantato l'inno di Mameli, cantato, suonato la pizza, le torte. Abbiamo riscoperto la famiglia. Ma voi lo sapevate che si può anche scopare con la moglie o col marito? Ma pensa. Ritrovato i nostri figli. Ma invece tu chi cazzo sei? Sostenuto il governo, sostenuto il capitano. Tutto questo per 10 giorni. Poi abbiamo covato il nostro odio e il nostro rancore per 2 mesi. Fase 1, fase 2, 600 euro, sono un'elemosina. Meglio morire col virus che morire di fame. Sarebbe anche meglio non dire cazzate, ma tant'è. Poi finalmente la goccia. La goccia si chiama Silvia. These are their stories. Silvia che viene liberata, Silvia che torna in Italia, Silvia che atterra a Ciampino, Silvia che è musulmana. E pensare che sua madre per scena le aveva fatto le costine. Silvia, che non si chiama più Silvia, ma si chiama Aisha. Ma sto cazzo, Silvia è e Silvia rimane. Sua mamma l'ha chiamata Silvia e per me rimane Silvia. Aspetta un minuto. Un uomo ha il diritto di cambiarsi il nome, come, quando e con qualsiasi nome vuole. E se un uomo decide di farsi chiamare Muhammad Ali, buttanissima miseria, questo è un paese libero. Il suo desiderio va rispettato e quell'uomo va chiamato Muhammad Ali. Vi ricordate cosa dicevamo nella fase 1? Grazie a questa pandemia diventeremo esseri umani migliori. Non siamo diventati esseri umani migliori. Non siamo diventati esseri umani. Siamo esseri. Agglomerati di cellule, disordinati, stupidi e inutili. Ma voi siete fieri di questo, io lo so. Siete felici, vi divertite, vi fate i selfie, fate le direttine anche quando fate la cacca. Vi comprate le cose. Litigate con le maestre dei vostri figli perché non potete concepire che siano loro le teste di cazzo. Perché hanno preso da voi. Andate al cinema solo a Natale a vedere le commedie con le scorregge. Eri tenerissimo. Sì, ti ricordi che bucio di quello che t'ho fatto? E che i teatri rimangano pure chiusi. E chi se ne fotte del mondo dello spettacolo, tanto quelli sono tutti puttanieri e cocainomani. Beati voi che avete capito tutto. Beati voi che vivete solo di certezze. Ma è normale che si piace. Beati voi che non vi scalfisce nulla. A voi non la si fa. Beati voi. I vostri figli lasciano Facebook e vanno su Instagram perché non vi vogliono fra i piedi. Ma voi li raggiungete anche lì. E loro se ne vanno su TikTok. Ora siete anche su TikTok. E vi fate i video simpatici. Che tristezza. E i vostri figli si vergognano sempre di più. Io penso che potremmo investire decisamente meglio il tempo che vi dedichiamo. Ad esempio, spegnendovi.